di Napoli, comunque vada, i ricordi di ieri, le cose belle di oggi. Spero di portare anche quello, le cose meravigliose di domani, però per adesso porto quello di ieri, è qualcosa che mi è rimasto di oggi, perché Napoli di ieri, io quando dico ieri mi riferisco alla Napoli di Totò, mi riferisco alla Napoli di Nino Taranto, mi riferisco alla Napoli, all'ultima Napoli di Massimo Troisi. Quindi è una Napoli, culturalmente parlando, è una Napoli, penso, imparagonabile a nessun'altra città. E io grazie a questo lavoro, comunque l'Italia l'ho girata tutta, e ti posso garantire che non c'è cultura più bella di quella napoletana. Sotto l'aspetto sia canoro, sotto l'aspetto teatrale, sotto l'aspetto artistico, siamo oggi siamo i numeri uno. Cioè, scusami, ieri eravamo i numeri uno, oggi siamo i numeri uno per cose meno più, per cose meno belle. Purtroppo non lo siamo più, e questo è colpa delle istituzioni. E questo ti pregherei di non cancellarlo. È colpa delle istituzioni che non se ne fregano un cavolo, per non dire altro. Perché si sa che a Napoli si vive male perché ci sono delle cose che non funzionano, che loro conoscono benissimo. Si sa che a Napoli c'è troppi, sono troppi bla bla bla. Si fanno troppe chiacchiere e pochi fatti. Quindi i risultati sono che l'arte svanisce e i pidocchi si arricchiscono.